molto trasparente l'attività dell'autorità portuale e dare un'idea dell'insieme di come si sta muovendo l'autorità portuale nella realizzazione di quello che sarà il porto, la sistemazione definitiva del porto in attuazione del piano regolatore portuale, anche con le ultime modifiche derivanti da un adeguamento tecnico funzionale che è stato fatto, approvato dal Comitato Portuale nello scorso anno, che ha spostato diversamente dei riempimenti anziché davanti alla banchina Arton di lato sul molo Garibaldi. Questa sarà, per quanto riguarda il porto, questa sarà la sistemazione definitiva, con lo spostamento delle marine nella nuova marina di Levante, di cui vedete lì la marina del Pagliari, vedete una parte del progetto e qui ci sono alcuni particolari, e quindi con la realizzazione di questi riempimenti. Quindi diciamo, per dare un'idea di insieme, per rendere molto trasparenti quelle che sono le iniziative che noi stiamo portando avanti. Questo lavoro, e l'altra cosa era un po' anche quella di smentire le continue voci sul fatto che non ci sono i progetti. Il progetto della Marina del Levante ha finito tutti gli iter amministrativi relativi alla propria approvazione e nella prossima settimana saremo in grado, poi ne daremo adeguata informazione e notizie, ma saremo in grado di firmare la delibera per l'indizione della gara, che è una gara importante, una gara europea, perché è un progetto che va intorno ai 15 milioni di euro di valore tra parte a terra e parte a mare, e quindi è un progetto estremamente importante.